Cresce in maniera esponenziale l'uso della droga tra i giovani. Dapprima è un modo come un altro per divertirsi o uscire dalla vita monotona di tutti i giorni e stare così liberi. Secondo una ricerca sociale, in tal senso si registra che il più delle volte i genitori sono pericolosamente assenti dalla vita dei propri ragazzi, lasciandoli in preda al nettare del diavolo. Più del 40% dei ragazzi, donne e uomini di età compresa tra i 13 e i 30 anni, considerano l'uso di droghe una parte integrante della propria vita, un piacevole svago, mentre il 30% si diverte sotto l'effetto della droga solo perché lo fanno tutti. Purtroppo questa percentuale sale di molto tra i minorenni, mentre solo una sparuta minoranza lo giudica un modo di divertirsi abbastanza spinto, quindi pericoloso. In particolare tra i giovani intorno ai 25 anni la droga è uno strumento per uscire dalla monotonia della vita quotidiana e lo fa per stare bene insieme ai propri amici di tutti i giorni, qualificandolo come un sano e gradevole divertimento. Il grave problema rimane nell'età giovanile tra i 13 e i 20 anni, dove un'alta percentuale ritiene il divertirsi in compagnia o da soli come fosse la cosa più importante della propria vita, a fronte di un futuro ancora incerto e difficile da capire, programmare. Per circa il 50% divertirsi è trasgressione e per una buona parte è un fatto molto più piacevole andare contro le regole dell'attuale malata, maligna e corrotta società. Quanto all'uso di sostanze droganti, alcol e nicotina compresi, si deve evidenziare come l'uso smodato di stupefacenti nella generalità, compreso la cocaina, siano più diffuse tra i maschi, mentre ecstasy e droghe sintetiche sono preferiti dal gentil sesso. Per i giovani consumatori di cannabis, pasticche e cocaina sembra proprio che lo sballo rientri nel necessario bisogno dei ragazzi di divertirsi, come se fosse un atto dovuto, poiché non riescono a trovare altri piacevoli svaghi o giochi. Altro tema caldo è l'impressionante consumo. Secondo l'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, nello scorso anno in Italia sono state sequestrate circa 80 tonnellate di stupefacenti, contro un consumo 100 volte tanto e un fatturato di oltre 24 miliardi di euro e circa 5.000 spacciatori di strada.